dire dal governo, il Veneto solleva il nodo della zona bianca. Dal 7 giugno dovrebbero cadere tutte le restrizioni. Approfondimenti richiesti a Palazzo Chigi, Zai, aspettiamo una risposta. Mentre resta da chiarire il nodo del 7 giugno, la gente è confusa sul nuovo calendario, mentre i ristoratori avrebbero voluto servire al chiuso già da stasera. Continuano ad essere preoccupati gli organizzatori di matrimoni che non lavorano da oltre un anno e che ancora non vedono chiaro su ciò che dovranno affrontare dal 15 giugno. Dopo il caos con i passeggeri a bordo di un vaporetto all'approdo di Murano, i sindacati dei trasporti denunciano non ci sono garanzie per la sicurezza dei lavoratori. La Guardia di Finanza ha arrestato un pusher di origine nigeriana che spacciava nei pressi delle scuole di Porto Gruaro e Concordia Sagittaria. Intervento del presidente di ANCE Venezia durante la trasmissione Ring sulla questione Mose Imprese. Venerdì ci sarà un incontro con il prefetto. A Venezia il flash mob di Coldiretti Veneto contro il fotovoltaico sui terreni agricoli, un corteo acqueo verso Palazzo Carrofini per portare le firme raccolte nelle petizioni di queste settimane. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli lo avete sentito all'indomani della cabina di regia che ha fornito una nuova roadmap, il coprifuoco, di coprifuoco e apertura, resta da sciogliere un nodo. C'è una norma del decreto che dice a piscina aperta del 1° di luglio, però è pur vero che sulla zona bianca, a mio avviso, varrebbe la pena di considerare di aprire anche le piscine, visto considerato che altre attività si aprono. E questo potrebbe valere, se il principio fosse questo, anche per tutte le altre attività, parchi tematici, parchi acquatici e quant'altro? Beh sì, è esattamente il quesito che stiamo facendo. Il nodo di queste ore è tutto qui e non è affatto un dettaglio. Con l'ingresso quasi certo del Veneto in zona bianca dal 7 giugno, bisogna capire se le limitazioni ancora in vigore fissate dalla cabina di regia di lunedì decadranno in automatico, fatta eccezione per uso delle mascherine e divieto di assembramenti. Per Zaia la linea non può che essere quella di riaprire in sicurezza, ma riaprire. E se lo chiede a me, io spero proprio di sì, anche perché ricordiamo che noi, se andiamo in zona bianca, ci andiamo perché per 3 settimane facciamo conteggiati sotto i 50 su 100.000 abitanti a settimana. Questa settimana dovremmo esserci, altre 2 settimane, e quindi per noi, se siamo in zona bianca per 3 settimane, se non abbasseremo la guardia, significherà ad esempio perdere il coprifuoco, vuol dire che dal 7 giugno noi non avremo più il coprifuoco in Veneto. Ma lo stesso mosaico delle riaperture, dice Zaia, non può lasciare nessuno indietro. Resta il grosso problema delle attività sospese come le discoteche, che magari a qualcuno potrà anche fare sorridere. Le discoteche rappresentano un contesto economico importante per il Veneto e anche di promozione turistica. Tornando alle piscine, la questione per il presidente è emblematica perché sta assumendo un significato politico. Penso che oggi il tema delle piscine sia assolutamente gridi vendetta, cioè pensare che la piscina è chiusa, resti chiusa quando non c'è assembramento e comunque ci sono delle linee guida. C'è il cloro, sul quale c'è anche letteratura scientifica che parla dell'azione disinfettante comunque e della massima igiene che c'è in una piscina. Io penso che si debba rivedere questo punto. Ho l'impressione che stiano diventando delle posizioni ideologiche, non più sanitarie. Zaia torna sul concetto più volte ribadito di convivenza con il virus, convivenza favorita dai numeri della campagna vaccinale. Dobbiamo anche prendere atto che le vaccinazioni stanno cambiando il corso della storia di questo coronavirus. Basti pensare che i vaccinati in Veneto non si vedono più negli ospedali, quindi la vaccinazione sta funzionando. Resta però il problema della puntualità delle consegne con la mancata fornitura del lotto Moderna che ha rallentato la campagna in alcune ULS del Veneto. Diciamolo fino in fondo, noi abbiamo una capacità vaccinale di 100.000 vaccini al giorno, se ne forniscono 200.000 a settimana, abbiamo già detto tutto. E non se ne esce. No, non se ne esce, anche perché abbiamo una macchina da guerra, abbiamo 1.300 persone che vaccinano e approfitto per ringraziarli tutti. La macchina da guerra c'è in Veneto, ci mancano le munizioni, io sono i vaccini. Siamo all'ultimo miglio, Presidente. Io direi incrociamo le dita perché con questo coronavirus non è mai finita, però insomma anche pensare che la fase della convivenza sia iniziata. E dunque proprio sulla zona bianca vogliamo lanciarvi questa sera il nostro sondaggio. Zona bianca dunque dal 7 di giugno, riaprire
tutto in anticipo. Se siete d'accordo, componete lo 0422 16 26 691. Se invece non siete d'accordo, lo 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Mentre resta da chiarire il nodo del 7 di giugno per il Veneto, vediamo qual è il calendario delle riaperture decise dal Consiglio dei Ministri. Avverranno in progressione le riaperture decise dal Consiglio dei Ministri dopo la cabina di regia. Che si procedesse per gradi, il presidente Mario Draghi lo aveva prospettato, ma non si è esagerato con le cautele e questo costituirà per le attività produttive una boccata d'ossigeno e per i cittadini un'iniezione di fiducia. Già da questa sera il coprifuoco sarà posticipato dalle 22 alle 23, mentre da sabato riapriranno nei fine settimana i centri commerciali. Saranno riattivati nel weekend anche gli impianti di risalita nelle località di montagna chiusi dall'estate scorsa. Anticipata al 24 maggio la data per la sospirata riapertura delle palestre, uno degli ambiti maggiormente penalizzati e che ha più protestato finora. Il 1 giugno ad accogliere nuovamente all'interno i clienti saranno bar e ristoranti che fino a quel giorno potranno continuare a servire solo all'aperto e rigorosamente seduti. Tornerà il caffè al banco e si potrà pranzare e cenare al chiuso. Sempre dal 1 giugno si potrà tornare sugli spalti degli impianti sportivi all'aperto, con una capienza non superiore al 25% del consentito e comunque non oltre le 1000 persone. Un altro importante step sarà quello del 7 giugno, quando il coprifuoco slitterà a mezzanotte. Per il Veneto, una delle regioni che dovrebbe passare in zona bianca, dovrebbe venir cancellato del tutto. Un altro mese dovrà aspettare il comparto wedding. Dal 15 giugno via libera alle feste di matrimonio, ma solo se vaccinati, guariti o in possesso di esito negativo del tampone eseguito entro le 48 ore precedenti. Da quella data ritorno del pubblico nelle fiere, nei parchi tematici e sblocco della congressistica. Il coprifuoco sparirà definitivamente in tutta Italia a partire dal 21 giugno. Infine dal 1 luglio saranno le piscine al chiuso a poter finalmente riaprire insieme a centri termali, sale giochi, bingo e casinò, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati. E si potrà assistere nuovamente anche a una competizione sportiva al chiuso, sempre con una capienza non superiore al 25% di quella già prevista e per non più di 500 spettatori per volta. E sul decreto riaperture tra la gente regna ancora grande confusione, forse troppe le notizie diramate nell'arco di poco tempo, la nostra inchiesta a Mestre. Si parla di a giugno. A giugno cosa succede? Si va in giallo. E poi col giallo cosa possiamo fare da giugno? Si riaprono per esempio i centri commerciali, si può fare tante cose che adesso non si fanno. Quando riapriranno i ristoranti per cena? No, questo qua no. Vediamo. E il coprifuoco resta alle 22 o cambia qualcosa? Adesso cambierà, ma non so quando. Cosa succede? Credo, quali riaperture dei locali, dice? Bene, sembra giusto. Con prudenza si può far tutto. E con la mascherina sempre. Beh, in teoria c'è lo spostamento del coprifuoco, riaprono, ho sentito, non so, palestre, non sono molto informata, sinceramente. C'è qualcosa che ti interessa di questo decreto? Ma non in particolare. No, in questo momento no, direi. Non ti interessa il fatto che magari si possa stare di più? Beh, non credo che un'ora cambi qualcosa, sinceramente. C'è tanta paura perché adesso se si cominciano tutti a aprirsi, i giovanili vengono senza mascherine, anche tutto. Per questa io credo che c'è un po' di paura a tutti, non solo a me. Da oggi dovrebbe in realtà spostarsi il coprifuoco dalle 10 alle 11, finalmente. Succede che da oggi tengono aperti i ristoranti, da sabato i centri commerciali, sabato e domenica. Dopo non mi viene in mente altro. Siamo già in giallo però, eh? Siamo in giallo, va bene, andremo in bianco. Andiamo sempre in bianco qua. Non c'è problema. E continuano ad essere preoccupati gli organizzatori di matrimoni che non lavorano da oltre un anno e che ancora non vedono chiaro su ciò che dovranno affrontare dal 15 di giugno.
Abbiamo perso tutto l'anno scorso, abbiamo perso questa primavera, stiamo perdendo anche quest'estate e ci ritroveremo a lavorare in settembre con i pochi matrimoni rimasti. È un dramma. Se l'orario del coprifuoco è stato posticipato, se molte categorie possono finalmente tornare a lavorare, gli organizzatori di matrimoni invece si sentono ancora fortemente penalizzati, dovendo restare fermi fino al 15 giugno. E in attesa di quella data i punti di domanda per chi opera nel settore sono ancora troppi. Ancora una volta siamo stati un po' abbandonati, nel senso che avevamo chiesto di ripartire il 1° di giugno, mentre invece ci si dice di partire il 15 di giugno. Ma in che maniera ripartiremo? E questa è una domanda grandissima, perché ancora è abbastanza poco chiaro. Si parla di Green Pass. In questo Green Pass si dice che il cliente che arriva da noi in una sala piuttosto che in un giardino deve arrivare con 3 cose. La prima, il vaccino fatto. La seconda, se ha già contratto il Covid, però deve essere visibile, o altrimenti deve fare dei tamponi. Però questo tampone, lo sappiamo benissimo, costano dai 25 ai 30 euro, che è un ulteriore aggravo, è un costo che vogliamo capire a chi sarà imputato, al cliente, a noi, ci sarà un aiuto dello Stato. Il settore si sente bersagliato e ingiustamente penalizzato. Non riusciamo a capire come sia possibile questo accanimento continuo, quando per esempio si dice che le palestre già da lunedì prossimo potranno riaprire, e sappiamo che nelle palestre stai a stretto contatto con le altre persone, tra l'altro non sai neanche chi sono. Qui invece nei matrimoni si sa chi sono, si sa da dove vengono, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non capiamo ancora perché questo accanimento, altre 3 settimane perse. Avremmo potuto servire la cena al chiuso già da questa sera e così il consumo del caffè al bancone del bar, le parole di baristi e ristoratori. Speravamo sinceramente in una deroga, ma purtroppo non abbiamo ottenuto niente, diciamo, ma aspettiamo, dai. Per fortuna abbiamo un plateatico che ci aiuta, altrimenti sarebbe stata dura. Più che insoddisfatti, baristi e ristoratori si dicono delusi dall'ultimo decreto riaperture, anche alla luce di come siano decadute tutte le chiusure successive al 7 giugno. Potevano farci riaprire al chiuso già da oggi, dicono. Noi siamo pronti ad aspettare, fiduciosi. Aspettiamo, sperando che sia l'ultimo appuntamento che ci danno, che non sia in ritardo poi. È una delle tante anomalie presenti nel nostro paese, il commento amaro come il caffè portato fuori dal bancone del bar verso il plateatico. La gente chiede lo stesso di consumare comunque il caffè al banco? Assolutamente sì, tutti i giorni, costantemente. Però purtroppo dobbiamo mandarli fuori, tra virgolette. Dispiace per chi non ha il plateatico, purtroppo colleghi che non ce l'hanno, che stanno soffrendo. Dopo il caos con i passeggeri a bordo di un vaporetto all'approdo di Murano, i sindacati dei trasporti denunciano non ci sono garanzie per la sicurezza dei lavoratori. Noi giornalmente superiamo il 50% dei trasportati, sia in navigazione che in automobilistico. Quello che è successo l'altro giorno a Murano, insomma, succede giornalmente sia negli autobus che nei motoscafi e nei vaporetti, per cui noi scriveremo a prefetto e questore, perché se non sono in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti è chiaro che non saremo in grado di erogare il servizio. I sindacati dei trasporti denunciano da tempo la mancanza di sicurezza a bordo dei mezzi ACTV e ora hanno deciso di scrivere al prefetto perché prenda in mano la situazione. C'è una sicurezza sanitaria da garantire, quindi il trasportato del 50%, e c'è la garanzia per chi lo deve far rispettare, perché se è l'autista e se è il preposto comando e se è il marinaio è chiaro che deve essere messo nelle condizioni di sicurezza di poterlo fare e non essere aggredito dagli utenti, perché giustamente non hanno i mezzi e quindi deve essere garantito. Venezia è una città particolare e questo deve essere compreso. C'è poi un'altra questione sollevata dal sindacato in merito al piano trasporti estivo. Non è stato presentato che ci sia un intervento per cui si inseriscono i servizi estivi, anzi si inseriscono in ritardo di un mese i servizi della zona gialla invernali.
Quindi non si capisce, da un lato l'amministrazione fa tutta una serie di eventi per sviluppare la città e siamo d'accordo, la Biennale, il Salone Nautico e quant'altro, dall'altro non si garantisce la quantità di trasporti necessaria a quegli eventi e alla necessità di mobilità della città. È un'azienda che vive la giornata e che non sa programmarsi. Siamo alla cronaca, le fiamme gialle hanno arrestato un pusher di origine nigeriana che spacciava nei pressi delle scuole di Porto Gruaro e Concordia Sagittaria. La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino nigeriano responsabile di numerosi episodi di spaccio tra Porto Gruaro e Concordia Sagittaria. Un suo connazionale è stato invece denunciato. Il provvedimento è arrivato al termine di un'indagine delle fiamme gialle di Porto Gruaro iniziata a marzo durante un controllo su strada. I militari avevano intercettato l'uomo in bicicletta, arrestato in compagnia di un cliente abituale. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare oltre 1000 episodi di spaccio. Il suo metodo era sempre lo stesso. Quando si recava a incontrare gli acquirenti, nascondeva le dosi in bocca, in modo da poterle ingerire in caso di un improvviso blitz. Per non destare sospetti, i punti d'incontro scelti per lo scambio erano i parcheggi nelle adiacenze degli istituti scolastici. La perquisizione in casa ha portato al sequestro di 10 ovuli di eroina gialla, 2000 euro in contanti, telefoni cellulari, 2 grammi di marijuana e sostanza da taglio. Finisce con l'auto nel sottopasso delle biciclette verso la stazione ferroviaria, è accaduto nelle scorse ore a Marghera. In auto nel sottopasso per le biciclette, ecco il video, è accaduto nelle scorse ore in via Ulloa a Marghera, nel sottopasso che porta alla stazione ferroviaria. Forse l'incauto automobilista l'aveva scambiato per l'ingresso di un garage o vai a capire cosa. Fatto sta che l'automobilista, dalla targa forse un austriaco, accortosi dell'incredibile errore, ha pure cercato di rimediarvi, tentando di fare marcia indietro, ma a fermarlo gli improperi, gli insulti e le parolacce di ciclisti dell'improvvisato videomaker, che non si è limitato a riprendere e immortalare la scena con il suo telefonino, l'ha pure postata sulla pagina Facebook Buongiorno Marghera, anche censurandola. Infiniti, se vogliamo pure spassosi, i bip inseriti al posto delle insolenze e invettive lanciate contro il disorientato e confuso automobilista, che certamente in questa occasione avrà anche avuto modo di imparare e saracche in dialetto. Intervento del presidente di ANCE Venezia durante la trasmissione di Ferdinando Avarino Ring sulla questione MOSE imprese. Ci sarà un incontro con il prefetto. Dopo l'allarme lanciato da alcune settimane fa dalle imprese del MOSE, cui è stato chiesto di anticipare dei soldi, oltre ai milioni che già avanzano da tempo, si attende l'esito dell'incontro col prefetto annunciato durante la trasmissione Ring dal presidente dei costruttori. Di pochi giorni fa la nostra lettera al prefetto, ce n'è stata una anche al ministro delle infrastrutture. Questo grido d'allarme che come imprese ci siamo sentiti di lanciare perché, come diceva prima, la collaborazione c'è stata, è stato dimostrato che l'opera funziona. Da veneziano sono felice, dopo 60 anni, di poter non mettere gli stivali nei periodi delle acque alte, e credo che sia stata una cosa veramente commovente girare per la città senza l'acqua alta. Ora l'opera va terminata. Lo incontreremo già venerdì e di questo lo ringraziamo, perché sono stati i tempi molto brevi di risposta, e lo stesso ci ha assicurato un incontro anche il commissario straordinario Miani. I tempi però devono essere brevi, altrimenti il rischio è quello che le imprese ripetono ormai da tempo, di non avere nessuno che solleverà le barriere quando sarà necessario. I tempi sono fondamentali, perché verso il 20 ci deve essere questo CIPE che stanzierà i famosi 538 milioni, che sono dei denari risparmiati da dei mutui accesi dal consorzio, che appunto sono dei risparmi, ma di questo CIPE, di questi 538 milioni, ne parliamo da più di un anno. Il problema sono i tempi, le imprese non hanno più tempo. Flash mob di Coldiretti Veneto in Canal Grande verso Palazzo Ferrofini per la petizione contro il fotovoltaico sui terreni agricoli.
prima la sfilata dei coloratissimi disegni dei bimbi esposti lungo il ponte di Papadopoli. Quindi il corteo acqueo in giallo con tanto di bandiere, pettorini, zainetti e mascherine di Coldiretti nel flash mob verso Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale Veneto. Obiettivo, la consegna ufficiale delle 24.000 firme raccolte con la petizione No fotovoltaico sui terreni agricoli del nostro territorio, con i disegni nuovamente esposti ai piedi della storica sede. Nella sintesi del presidente regionale di Coldiretti, Daniele Salvagno, il pensiero della maggior parte degli agricoltori veneti. In quale migliore modo venire qua per manifestare la contrarietà al fotovoltaico a terra? Sostenere e rispettare la dignità del lavoro del contadino, cominciando dal rispetto per il nostro suolo agricolo, la voce degli imprenditori. Un'iniziativa partita da Coldiretti Giovane Impresa e che prenderà un risvolto con tutto nazionale. Ad oggi una delle più grandi talloni d'Achille per le imprese giovani che vogliono iniziare un percorso in agricoltura è l'accesso alla terra. L'accesso alla terra che non possiamo permetterci che venga utilizzata poi per impianti di fotovoltaico sul suolo agricolo. Sì agli investimenti per ricavare energia da fonti rinnovabili, no al consumo del suolo agricolo, così Coldiretti Veneto. Ci sono 11.000 capannoni con relative pertinenze dismesse. Ci sono 500 ettari di cave dismesse, ci sono i tetti, ci sono altri manufatti che si potrebbero recuperare. Questo è il messaggio che noi abbiamo lasciato al Consiglio regionale del Veneto. Siamo arrivati in chiusura, vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, in gli ospiti Luciano Sandonà della Lega, Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia, Marco Bonet, Corriere del Veneto, Andrea Zanoni del Partito Democratico, e alle 22.30 l'intervista con Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Correnti occidentali continuano ad attraversare le Alpi e a sconfinare un po' su tutto il nostro territorio, causando qualche disturbo. Vediamo allora la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 19 maggio evidenzia una diffusa instabilità. Al mattino infatti il cielo risulterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso e non si escludono anche dei locali e brevi piovaschi un po' su tutta la nostra regione. Temperature stazionarie minime tra 6 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, anche qui alternanza di momenti soleggiati con altri decisamente più perturbati. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece sui 16-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione, vedete, sarà la stessa, tanto sole ovunque, anche se al pomeriggio saranno possibili degli acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 5-7 gradi, massime sui 19-20 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.